The first general audience of 2019 was full of initial greetings, gifts, and hugs for Pope Francis. Naturally, some pilgrims also offered him mate. It was cold in the Eternal City, and for that reason, the general audience took place once again in the Paul VI Audience Hall. Pope Francis resumed his catechesis series on the Our Father. He explained that Christ gave the disciples this prayer along with the Beatitudes as teachings that represent an authentic revolution. Questa è la rivoluzione del Vangelo. Dove c'è il Vangelo c'è rivoluzione. È come se Gesù dicesse: avanti voi che portate nel cuore il mistero di un Dio che ha rivelato la sua onnipotenza nell'amore e nel perdono. The Pope said that love thus becomes an unlimited love for all, also for sinners. Therefore, Francis invited people to pray to God as if they were talking to a father, instead of praying like parrots. I pagani pensano che parlando, si prega. E anche io penso a tanti cristiani che credono che pregare, scusatemi, è parlare Dio come un pappagallo. No, pregare si fa dal cuore, da dentro. God precisely gave the Our Father and the Beatitudes to the simplest, not to the arrogant, who pray for people to see them. That's why the Pope began this reflection. E quante volte noi vediamo lo scandalo di quelle persone che vanno in chiesa e stanno tutta la giornata lì o vanno tutti i giorni e poi vivono odiando gli altri o parlando male della gente. Questo è uno scandalo. Meglio non andare in chiesa. Vive così, come ateo. Ma se tu vai in chiesa, vive come figlio, come fratello, e dà una vera testimonianza, non una controtestimonianza. At the end of his first audience of the year, the Pope had a very special surprise, this Cuban circus. They delighted all the pilgrims with these acrobatics and even invited Pope Francis to participate in the performance. The Pope thanked them for bringing this form of art to the Vatican, which is a beauty capable of even leading people to God.